Parole Guerriere nasce nella scorsa legislatura, nel luglio del 2017, eh, quando insomma, stavamo attraversando un periodo molto importante e impegnativo, anche di, eh, di evoluzione del percorso politico del Movimento 5 Stelle, eh, di continue campagne elettorali che, comunque, eh, in qualche modo. Ci chiamavano spesso a semplificare i messaggi e i richiami, insomma, i nostri valori. Quindi avevamo proprio l'esigenza, eh, la necessità eh, di eh, arrivare a costruire un contesto di elaborazione del pensiero eh, il più alto possibile, eh, eh, ampio eh, e che parlasse davvero a tutti. Infatti, in questo decimo appuntamento. Eh, C'è anche il, il professor Bagnai che ringrazio per uh, aver eh, risposto positivamente a questo invito. Che eh, oggi è un senatore eh, della Lega e che quindi rappresenta, se vogliamo, a chi ancora non, non l'avesse capito plasticamente, che questo è un contesto che vuole parlare a tutti, che è aperto al confronto con tutti. E testimonianza ne è anche la presenza oggi di Roberto Fico, presidente della Camera, che in qualche modo sigilla questa. Uh, uh, questo uh, obiettivo primario di, di parole guerriere, eh, che richiama il testo di quel discorso politico ormai storico uh, di Beppe Grillo, in cui tutti ci siamo riconosciuti come. Guerrieri, eh, guerrieri di pace soprattutto. E, e a proposito di eh, atteggiamento costruttivo, gentile, di, di bellezza nel più alto senso del termine, eh, è giusto anche eh, ringraziare intanto tutti voi perché se siamo arrivati al decimo appuntamento, è grazie all'entusiasmo e alla partecipazione attiva di tutti, non solo voi qui presenti e chi ha partecipato, ma anche eh, in rete perché all'inizio il tutto era nato con un'idea. Un di tre incontri, chi è, ha partecipato ai primi in sala da tarella se lo ricorda, poi eh, ne abbiamo fatti diversi altri, sempre qui a Montecitorio e anche fuori, a Milano, a Roma e eh, a Napoli e quindi ehm, eh, sicuramente eh, Roberto subito ha compreso l'importanza e la necessità di questo progetto quando lo proposi. Eh, devo ringraziare eh, profondamente e eh, forse mai abbastanza il, il professor Guzzi eh, ed anche mio fratello Diego Antonio perché è insieme a loro che sono riuscito a concretizzarlo, perché eh, la bella organizzazione che vedete oltre al supporto indispensabile della Camera è anche eh, grazie a loro e a chi come voi eh, crede, eh, crede in questo e dunque eh, nei seminari e eh, in questi nostri seminari abbiamo eh, assolutamente voluto analizzare eh, il, il contemporaneo, quello che stavamo vivendo e eh, ci siamo sforzati anche di comprendere eh, qual è questa nuova umanità che si profila, si profila in virtù degli accadimenti storici e politici eh, ma anche in virtù dell'innovazione dell che ormai eh, fa parte delle nostre vite e che come abbiamo detto sempre ha cambiato il nostro modo di sentire di emozionarci, di, di relazionarci. Sicuramente eh, siamo, oh, vogliamo immaginarci anche delle nuove categorie di pensiero per superare le ideologie eh, novecentesche non per eh, dimenticarle o cessinarle ma per eh, avere quella capacità di evolverci appunto come, eh, come umanità come pensiero e sicuramente questa nuova eh, persona che si, eh, che si profila eh, è, 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 è all'interno di un'umanità che è fisico ma è anche telematica e la rete eh, ha dimostrato oh, eh, appunto che eh, si, può si possono ampliare le relazioni ma dobbiamo sempre tenere a mente eh, l'umanità e la dignità della persona, perché eh, altrimenti non possiamo parlare effettivamente di una eh, di elevazione eh, culturale e spirituale, che deve necessariamente connotare questa eh, nuova umanità che si fonda soprattutto sulla relazione fra le persone. Sappiamo quanto è difficile eh, avere a che fare l'uno con l'altro, ma questo è uno sforzo che eh, se eh, eh, la nuova umanità vuole davvero affrontare le sfide eh, di questi secoli che verranno, deve mh, prima di tutto uh, consape essere consapevole di questo. E noi siamo stati, eh, anche grazie all'aiuto di tutti i relatori che hanno partecipato, eh, consapevoli del fatto che eh, per creare e dare forza e concretezza ad una rivoluzione una rivoluzione culturale, una rivoluzione che deve essere necessariamente democratica e quindi non violenta, abbiamo aggiunto anche una rivoluzione gioiosa, quindi allegra. Eh, eh, abbiamo oh, sicuramente eh, eh, ormai compreso che per realizzarla questa eh, rivoluzione dobbiamo anche parlare in un modo differente, quindi eh, ideare un nuovo linguaggio, un linguaggio inedito le parole guerriere lo furono nel 2013. Hanno davvero rotto l'incantesimo di quella uh, politica che si era incancrenita e autoreferenziale. Abbiamo rotto quell'incantesimo proprio con un messaggio che era nuovo e che noi ancora dobbiamo uh, ulteriormente alimentare e sospingere perché la nostra uh, rivoluzione uh, culturale deve avanzare anche con parole nuove, appunto parole guerriere, ma allo stesso tempo uh, parole di pace.